arrivato a giocare a rugby, diciamo, per puro caso. A me piaceva giocare a calcio, però l'allora mio vicino di casa era il presidente della Rugby Udine. Un giorno mi vide giocare in giardino col pallone tondo e mi disse: guarda, io adesso ti porto al campo, ti faccio provare una nuova esperienza con un pallone un po' diverso, ci sono anche degli altri ragazzi, tu vieni, provi, vedi se ti diverti. Appena misi piede nel campo iniziai a giocare e fu un evolversi di emozioni. All'età di 9 anni ero un bambino abbastanza vivace. Un amico della scuola stava andando a provare il primo allenamento di rugby. Ho iniziato con lui e insomma da quel giorno poi mi sono completamente innamorato. Ho iniziato a giocare a rugby, che ero ancora all'asilo, avevo 5 anni. La mia maestra Franca disse a mia madre: guarda, portalo a giocare ai campi a rugby così si sfoga un po', perché ovviamente ero un po' irruento già da bambino. Sono andato, pioveva e mi sembrava un sogno potermi tuffare nel fango senza che mia madre mi dicesse qualcosa. E da lì poi proprio non ho più voluto saperne di andarmene. Ho iniziato che avevo 5 anni più o meno. Mio papà ha proprio smesso la sua carriera di giocatore. Ha iniziato come quello che oggi si chiamerebbe direttore sportivo nel Sedazzano Rugby, che è un piccolo club della provincia di Padova. Lui allenava all'Under 11 e io avevo 5 anni, andavo con lui, lo accompagnavo all'allenamento e mi buttavo in mezzo a loro, e quindi da lì è iniziata la mia passione per il rugby. Avevo 9 anni, avevo provato un po' tutti gli sport, però ero un bambino molto vivace e credo su consiglio di qualche amico di mio padre ho detto: ascolta, portalo a giocare a rugby che la stazza ce l'ha, perché ero bello cicciottello, bello possente, e mio padre mi portò al Petrarca e niente, da lì è stato proprio amore. Mi ricordo che era il periodo verso dicembre, se non sbaglio, aveva piovuto, io ero vestito tutto un po' di chiaro perché non è che avevo vestiti già un po' del rugby così. E primo allenamento fango e mi sono innamorato subito. Penso che per un bambino a quell'età non è tanto il rugby in sé per sé, le regole che poi mano a mano che cresci vai imparando, però il fatto di trovare comunque un gruppo di bambini, di giocare con questa palla ovale, il fatto di passare la palla sempre indietro per andare avanti, piccole cose che a me lì per lì a quell'età mi hanno fatto innamorare di questo sport. Poi ovviamente mio padre, quando ha visto che piano piano questo sport iniziava a diventare anche una passione, ovviamente è stato il primo a sostenermi, a appoggiarmi, a andare a vedere le mie partite.